Inizia la stagione casalinga per la Coccinella, cambia la location, non più il centro sportivo di Nettuno, ma bensì il Campus Village di Aprilia, il sintetico che ospiterà a partire da questa giornata le gare casalinghe della formazione del patron Vanessa Coletta. La più cordiale buonasera da Daniele Porcelli, vi parla per la seconda giornata del campionato regionale di Serie C femminile tra la Coccinella, che appunto ospita la Roma Calcio Femminile, tecnico Procaccini, e parte in questo istante. Il suo Santilli sulla destra viene attaccato da Aiello, poi ci ripensa quest'ultima Di Lorenzo che va a recuperare un buon pallone, si vola a rete la possibilità e la parata di Colanera, c'è cioè Di Segni, ha la possibilità per andare all'incursione, poi la risposta del portiere di casa, occasionissima. Disturbata da Aiello, poi lo va a recuperare ancora il numero 10 ospite. Aiello se ne va da sola, possibilità anche per andare a calciare, lo fa, ma trova soltanto all'esterno della rete. Ancora Roma, Di Segni va a liberare Vitale, la correzione a rete da parte di Cevavicchi e arriva il gol che sblocca il match. Molto movimento da parte di Strinati che va verso Di Lorenzo. Aiello, Strinati, possibilità! Il tiro fuori di poco. C'è la difesa attenta questa volta della Coccinella con il pallone che arriva, Cevavicchi, e c'è il raddoppio. Cevavicchi va a scaricare con Di Segni, due tempi, poi Taddei, movimento in mezzo in area invece d'Alessio, ma se ne va da sola. Santilli prova anche a calciare. C'è la deviazione, calcio di punizione, Aiello sicuramente proverà, quella posizione ci prova, la risposta poi il tiro da parte di Preide, due deviazioni, tante, due reti sotto, Giondi, ottimo il diagonale, troppo forse aperto, Di Segni in avanti, Piancastelle, il tiro! Strepitoso, la mette sotto il 7, Sara Di Segni e fa 3-0. Inserimento che arriva, Nicoletta scarica per Giondi, il gol di Federica Giondi, non ha lasciato scampo al portiere avversario, aiuta da dietro Vitale, poi c'è il tiro di Piancastelli, pallone che comunque resta in campo perché sbarra, lo corregge e va verso Santilli sul secondo palo, è andato a cercare, può provare sia sul secondo palo sia direttamente in porta, Battagliello. Direttamente in porta, sbarra, va a proteggersi, area all'indietro, lo può fare verso Giondi, Di Lorenzo, prova la fiondata, troppo aperta, Giondi, Strinati, ancora Giondi, Strinati, carica il tiro, ma su fuori dalla sua metà campo, Giondi al centro, Aiello, alza, Aiello, D'Alessio. In mezzo, Aiello! Spettacolare questo gol! Ottima combinazione, Aiello Strinati, poi il passaggio filtrante per la corrente Aiello che la deposita in rete ed accorcia le distanze. Vedremo se scaricherà il pallone. Cecavicchi direttamente in rete! Sotto la traversa e fattrice personale. Strinati. Vitale per via centrale se ne va, non la lascia passare Taddei, la sfera verso Di Segni che si libera di Cionti, se ne va per le corsie centrali, prova anche la conclusione e ci riesce depositando il pallone in rete, Di Segni in mezzo, c'è cioè Sbarra che gli alza il pallone, se ne va Di Segni e fa quello che vuoi al centro, va a suggerire per Vitale e deposita in rete il pasticcio difensivo tra Coletta e
Taddei, il gol del 7-2. Ancora Giondi che colpisce il petto e spinge Santilli sul secondo palo di Lorenzo. Giondi prova la conclusione dalla distanza, c'è l'incrocio che gli dice di no, lo ferma il pallone. E finisce qui la Roma calcio femminile, espugna il sintetico al Campus Village di Aprilia battendo la Coccinella per 7-2.